Allora, continuiamo la nostra trasmissione e apriamo una finestra su Gran Michele. Gran Michele che ultimamente, come avete avuto modo di vedere, di sapere, di apprendere, ecco, dopo le elezioni del maggio scorso, giugno scorso, è stato eletto il nuovo sindaco Salvatore Canzonieri, il presidente del Consiglio Pietro Palermo, sono stati nominati 4 assessori che ancora non abbiamo il piacere di conoscere, sono state insediate le 4 commissioni con eletti presidenti e vicepresidenti. Ecco, adesso diciamo che tutti gli organi istituzionali per far funzionare la macchina amministrativa della città di Gran Michele adesso sono tutti in atto, in essere e sono pronti ad operare. È chiaro che, come tutte le cose, nel mettersi in moto è chiaro che ha bisogno un po' di rodaggiarsi, poi questo è capitato pure col periodo anche estivo, per cui voglio dire, per certi versi è anche giustificabile un ritardo di immediatezza, dati i momenti che la nostra società in generale, non soltanto quella di Gran Michele, sta vivendo. Ma proprio perché, ecco, un'elezione fatta col nuovo consiglio, i nuovi organi istituzionali, a giugno è normale, siamo qua alla fine di agosto, tutto sommato può anche starci, ma adesso gli organi istituzionali sono stati tutti insediati, sono tutti nella piena efficienza operativa e quindi credo che da qui a poco, subito dopo la festa della Madonna del Piano, che si celebrerà la prima settimana di settembre, credo che entreranno nel vivo. Ciò nonostante, è ovvio che già gli amministratori, e quando intendo dire amministratori non intendo dire soltanto il sindaco, gli assessori, ma intendo tutti i consiglieri comunali perché hanno un ruolo democratico anche loro di amministratori, seppur indiretto per quello di controllo, diciamo, che è specificatamente assegnato all'organo consiliare, ecco, non già di meno alcuni di questi già si sono attivati per alcune intraprese di carattere pubblico che possono incidere nell'attività politica amministrativa. Benvenuto al dottor Rocco Zapparrata, buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera a lei. E complimenti, so che è stato eletto vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico, che è la quarta commissione, se non vado errato. La seconda commissione. Una commissione quanto mai importante, diciamo, per quello che è intanto nell'enunciazione del signor sindaco, che qualche sera fa ha detto che uno dei presupposti principali, diciamo, uno dei primi interventi sarà quello di attenzionare lo sviluppo, quindi portare il più possibile lavoro, cercando di utilizzare, di intercettare tutte le risorse, tutte le strade che possano portare comunque lavoro nella città di Gran Michele. E di questo indubbiamente sarà investita la seconda commissione sviluppo economico. Il dottor Rocco Zapparrata, diciamo, eletto nelle file dell'opposizione, no? Diciamo, però voglio dire, mi pare superato ormai questo. Io ho sempre detto che non è in un consiglio comunale, poi un piccolo comune. Il consigliere, almeno sia per quanto riguarda me, e devo dire in questo caso, le ha detto opposizione, tutti abbiamo detto prima e lo stiamo confermando operativamente, siamo assolutamente costruttivi, non stiamo cercando di bloccare, anzi abbiamo velocemente noi spinto affinché si trovassero gli accordi per le commissioni, non abbiamo fatto perdere tempo in nessun caso, votato all'unanimità diverse delibere, quindi da parte nostra l'interesse è quello che ha detto lei poc'anzi, cioè dare una mano reale, forte, che poi che il sindaco faccia brutta figura o non riesca a fare alcune iniziative, il male lo girano i cittadini. Certo. Quindi io sono assolutamente a maggioranza delle cose giuste e semmai l'opposizione delle cose che non condivido. E l'opportunità che mi dà la commissione in cui mi hanno voluto, perché poi durante la riunione abbiamo fatto gli 8 consiglieri di minoranza, diciamo, mi hanno chiesto come naturale mia predisposizione anche per l'impegno professionale. Sì, anche per l'impegno professionale, diciamo, le due, io sono per la competenza, quindi o andavo in commissione bilancio o andavo in commissione sviluppo perché come imprenditore e anche perché
ho affrontato e portato tante iniziative durante la campagna elettorale al nostro candidato sindaco, per cui ho tante cose avviate, tra l'altro con l'aeroporto di Comiso ad esempio, con la Commerfidi di Ragusa. Per cui questa commissione, devo dire che mi dà l'opportunità di poter far passare tramite la commissione quindi le proposte, e non la proposta che venga direttamente da me in consiglio, che magari il solo fatto che nelle file della minoranza, dell'opposizione, possa essere non presa in considerazione, ma visto che la commissione di fatto è formata da maggioranza, da parte di tre consiglieri che fanno parte della maggioranza, per cui ritengo che sia, per quanto mi riguarda, un'ottima opportunità. Ritengo che le commissioni, dal mio punto di vista, hanno un senso se sono formate da persone che hanno la competenza e se lavorano in maniera efficace. Proficua. Diciamo. Proficua. Anche perché laddove manca quella competenza, eccetera, poi alla fine si rimanda il parere al Consiglio. Rimandare un parere al Consiglio non ha senso, allora. Non ha assolutamente senso. È già successo la scorsa settimana in Commissione Bilancio. Diciamo. Io sono completamente in disaccordo, anche perché laddove e quando arriveremo a parlare finalmente, spero al più presto, della proposta che io come primo firmatario, ma gli altri, abbiamo votato e abbiamo presentato al Presidente del Consiglio, e quindi magari fare il consigliere comunale anche per un certo periodo, anche gratuitamente, allora laddove non c'è un ritorno economico, allora possiamo fare la commissione tutti i giorni, certo. Ma siccome la commissione costa, come costa il Consiglio Comunale, certo, perché comunque ci sono dei gettoni di presenza, ci sono degli organi che devono presiedere, dei segretari, ci sono degli straordinari, sono dei costi. Allora o funzionano o non ha senso farle, metterle in atto, perché che non deve diventare, diciamo, per non essere proficue. Quindi io denuncerò televisivamente tutte le volte che una commissione del mio comune esce fuori dicendo rimandiamo il parere al Consiglio Comunale, perché allora a quel punto non serve. Vanifica la presenza. Quindi chi si è messo in qualche certo commissione importante come quella bilancio e tributi senza avere la competenza adatta, perché poi è un parere non vincolante, ma comunque un parere importante, certo, il voto certo è comunque qualcosa che rimane, perché certo è una delle commissioni forse più determinanti. Ebbene, deve sapere che io sarò uno di quelli che sottolineerò questa loro incapacità. Io credo che sia chiaro comunque che il ruolo delle commissioni è quello propedeutico per sviscerare gli argomenti e poi farli approdare in consiglio. Il consiglio per certi versi dovrebbe soltanto prenderne atto e ratificarli senza ulteriore il lavoro, senza ulteriore perdita di tempo, perché il tempo politico della discussione propedeuticamente dovrebbe essere svolto dalla commissione, che dà l'indirizzo, diciamo. Dovrebbe essere degli esperti di fatto che danno un indirizzo, hanno studiato quella materia in maniera più approfondita, e quindi snellisce il lavoro del consiglio. Propongono, arrivano con una proposta chiara e netta. Esatto, deve essere da parte della commissione. Cosa molto, molto importante. Che senso ha che la commissione dimanda al consiglio? Così come che senso ha che la commissione sviluppo si riunisca senza dare poi in consiglio comunale delle iniziative da portare avanti? Non ci riuniamo, evitiamo, non serve. O le altre commissioni a sua volta. Tant'è vero che devo dire che durante la scorsa amministrazione ci sono state le commissioni che non sono state mai riunite, proprio perché non avevano di fatto. E questo ha secondo me un senso logico, perché aveva un costo, e io ringrazio colui presidente che non ha mai una volta nominato, perché poi è un regolamento che esiste e si devono fare queste commissioni, per cui, certo, però si possono convocare o non convocare. Se sono state composte da persone con competenza ha un senso, e hanno un aiuto enorme per il consiglio, perché di fatto vanno a proporre delle cose interessanti o vanno a dare delle valutazioni, come la commissione bilancio e tributi, che è importantissima dal mio punto di vista. Quindi è importante questo, che sia chiaro, perché giustamente dobbiamo dare conto e ragione dal mio punto di vista ai nostri concittadini di quello che si fa. E lei ha detto prima, un po' bonariamente, il discorso che giustamente ci sono stati i momenti istituzionali da appunto, periodo fa parte, purtroppo da imprenditore mi sento già indietro rispetto ai cittadini, perché
di fatto nulla si sta ancora concretizzando come atti deliberativi importanti o proposte che svincolano o regolamenti in campo ad esempio edilizio, che è fondamentale che si venga rivisto a più presto e liberalizzata alcune cose. Credo che sarà messo, ma io credo assolutamente di sì, perché ormai parlare... Cioè una nuova amministrazione ha bisogno, ma anche voi come consigliere avete necessità di pigliare, pigliare contezza dei numeri, dei documenti, delle procedure, voglio dire... per quanto possa essere facilmente, diciamo, ci sono 11 nuovi consiglieri, gli altri sono già presenti, sono stati tutti assessori. Comunque c'è gente che praticamente non frequentava quel palazzo da 10 anni, probabilmente sono i tempi della politica che non si riescono a rispecchiare con i miei tempi nel modo di operare l'azienda. Ma infatti la differenza, però devo dare subito delle risposte, la differenza tra fare l'imprenditore con una società privata e fare l'amministratore pubblico, chiaramente, però diciamo che il momento è particolarmente difficile, è la più grande crisi dopo il 29, per cui ci sono veramente, tocco con mano tanti colleghi, tanti amici che hanno veramente delle difficoltà enormi, quindi può sembrare poco, ma velocizzare alcune cose, tipo quello che ho accennato sul regolamento edilizio, piuttosto sbloccare laddove è possibile questi cantieri di lavoro, piuttosto cercare di votare e di abbassare dove è possibile le tasse, è una cosa importantissima, perché è ossigeno, qui parliamo, ci sono molti imprenditori attaccati all'ossigeno, quindi magari dentro la politica ieri potevano essere un po' condivisi, oggi bisogna probabilmente essere un po', ma questo non lo dico polemicamente nei confronti dell'amministrazione, perché poi se vogliamo fare un rapporto da questo punto di vista, Catania tutt'oggi non hanno ancora fatto le commissioni consigliere, è ancora bloccata, quindi voglio dire, non è che io non sono polemico, io voglio dire, sono qui, sono in questo consiglio comunale per muoverci il più in fretta possibile e sono disponibile a votare tutte le cose che portano dei benefici concreti e immediati alla nostra città, quindi possono contare sul mio voto e comunque devo dire anche di tutti gli altri consiglieri dell'opposizione, perché di fatto fino adesso abbiamo sempre votato all'unanimità, quasi tutto. Per cui Rocco Zapparrata è stato primo firmatario di una come si chiama? Una mozione? No, è una diciamo nota, una richiesta di discussione. Discussione la presenteremo sotto forma libera. Devoluzione del gettone di presenza ed indennità da parte degli assessori e del sindaco. Ma ritengo che sia l'invito anche rivolto ai consiglieri comunali. Oltre. No, è principalmente consigliere comunale. Indennità da parte degli assessori e sindaco, forse no, c'è il consiglio del consiglio comunale. Quindi cos'è? Lei ha presentato già il 16 luglio questo qua. Noi il 15 abbiamo fatto il giuramento come consiglieri, il 15 stesso sera io ho chiesto, perché per presentare all'ordine del giorno ci vogliono quattro firme, minimo quattro firme, per cui devo dire che io ho chiesto a coloro che oltre alla sua firma c'è quella del consigliere Silesi, Cannizzo, Nunzio Cannizzo e Raffaele Barone, Agata Scirè, e il dottore Campanello Sebastiana, anche il dottore Rosario Campanello, perfetto, sì. Che questo non prescinde il fatto che anche gli altri siano tutti disponibili, perché io chiaramente avendo ottenuto il voto dei 4-5 che era il minimo sindacale, diciamo, era il minimo, per cui non aveva senso andare lì a cercare gli altri per farla motivo di discussione durante. Mi auguro che il Presidente del Consiglio più presto la porta all'ordine del giorno e magari probabilmente noi lo presenteremo con l'articolo 21 del regolamento, che prevede appunto che entro 20 giorni comunque se ne debba parlare. L'obiettivo non è voler andare a mettere le mani nelle tasche dei consiglieri o degli assessori, ma tornando a quello che ho detto prima, lungi da me da pensare che gli amministratori pubblici non debbano avere il dovuto riconoscimento anche economico, perché sennò andrebbero a fare solamente coloro che non hanno tempo, o sottraggono tempo anche alle professioni, ma visto il momento storico difficile, particolare che viviamo, ritengo che come tanti altri consigli comunali, tanti altri sindaci, tante altre giunte di tutta Italia, si possa in questo momento dare un segnale di speranza, di auspicio, anche di in un certo senso di solidarietà nei confronti dei nostri cittadini per un periodo limitato. Vogliamo farlo per 2 anni, per 3 anni, non per, magari per, poi lo rivediamo,
ma diamo un segnale ai concittadini che ma non siamo lì perché vogliamo guadagnare o perché vogliamo, tanto alla fine possiamo, così come chi aveva qualche associazione come il sottoscritto ha dedicato tempo alle attività di volontariato dell'associazione, possiamo continuare a svolgere il nostro ruolo come volontariato, quindi per una volta, per un periodo magari limitato, diamo un segnale. Quindi questa è la mia idea, che io comunque presenterò adesso sotto forma, parlandone ovviamente con gli altri che hanno quantomeno votato, perché pensavo di creare un fondo, cioè l'oggettore presenza non deve essere lasciato lì e basta. Innanzitutto le devo far notare che magari qualche consigliere, ne abbiamo parlato non in consiglio appunto ma in altri luoghi, che il rinunciare al gettone di presenza non lo fa confluire nel modello unico di ognuno di noi, il che significa tassarlo, certo. Perché qualcuno dice ognuno lo prende e poi giusto devolverlo e farne un utilizzo, ma in realtà, questo porterebbe a farlo tassare del 40, del 50, certo. Secondo ognuno al proprio... Quindi questo a noi... Innanzitutto lascerebbe quindi all'interno dell'amministrazione, quindi per questi utilizzi che poi decideremo, l'intero importo. Secondariamente la cosa altrettanto importante che ritengo debba essere fatta è anche quella da parte della Giunta di lanciare un segnale anche loro di un 20%, un 30%, quello che riterranno opportuno. Qui nessuno obbliga nessuno, ci mancherebbe altro perché nessuno vuole... Però è il giusto segnale che lanciamo ai cittadini, anche perché la cosa più brutta che abbiamo dovuto fare subito dopo l'elezione del Presidente e Vicepresidente è dover votare la TARES, certo. Perché siamo stati costretti a votarla e l'abbiamo votata all'unanimità con carattere d'urgenza, e siamo stati... Per cui parliamo di riduzione di tasse, ma in realtà qui la prima cosa che abbiamo fatto, ahimè, costretti, non do colpa a nessuno, ma costretti dal nostro governo, è quella di votare un ulteriore aggravio di tasse, anche se poi non ci sarà più la tasso, ma in questo momento pagheranno i cittadini tasso e TARES. Allora ritengo che è fondamentale questo, anche perché di fronte a un programma del sindaco ormai che ha parlato di riduzione dell'IRPEF, ha parlato di rivedere appunto il sistema di come si calcolano i rifiuti, quindi la TARES o TARSO. È fondamentale che questo venga messo in atto. E, tra l'altro, un'altra iniziativa che abbiamo come gruppo di minoranza, in questo caso l'iniziativa è stata promossa in prima linea dalla signora Agata Scirè, che ha appunto voluto portare avanti l'idea del sindaco Canzoniere e tutta la sua amministrazione di voler abbassare l'addizionale IRPEF, quindi di abrogare questa chiaramente noi abbiamo solo, lui l'ha promesso nel suo programma, noi abbiamo sollecitando di portarla al più presto, anche perché adesso andremo a votare, cosa stranissima, il bilancio di previsione, ma non del 2014, del 2013, una cosa assurda che io sto vedendo, che noi stiamo parlando, siamo alla fine del 2013, no, ma è tutta Italia, ma voi avete il consuntivo 2013, l'avete però. Abbiamo votato il resoconto, l'abbiamo concluso. Ma voi immagini che a Caltagirone ancora non c'è neanche il bilancio di previsione 2012, si immagina lei? Io non so come un organo, come il consiglio, noi siamo dei consiglieri come se fosse una società, un consiglio di amministrazione, possa, è una cosa assurda, ma questo ripeto è l'assurdità del momento storico che viviamo in Italia, dove anche i comuni stessi non sappiamo, ad esempio sul discorso dei revisori, ancora si sta studiando se saranno tre o deve essere il revisore unico, e siamo nella condizione di avere un revisore, un esperto per poter avere, ma questa è colpa del governo centrale, che in un momento di crisi dovrebbe darci garanzie e stabilità, l'unica cosa che fa è discutere i problemi di Silvio Berlusconi piuttosto del PD, come rimanere in campo. È una cosa vergognosa quella che sta succedendo in Italia, vergognosa. Però è questo. E i comuni ne subiscono le conseguenze, perché poi il contatto diretto con i cittadini, con i disservizi, con la mancanza dei fondi, è direttamente con i cittadini, ce l'abbiamo noi, i consiglieri. I fronti sono proprio gli amministratori comunali.
una cosa cioè, tra l'altro, il sindaco e poi. Ma tra l'altro, vede, guardando il bilancio che abbiamo dovuto votare appunto come rendiconto, abbiamo io ho notato che praticamente più del 50% ormai dei trasferimenti che venivano prima dalla regione o da Roma poi sono legati ai tributi locali. Una cosa particolare che ho visto, ad esempio, il Comune di Don Michele ha accertato negli anni precedenti 500.000 euro di mancato pagamento di TARES e servizio idrico, cioè gente che non evadeva, cioè non ha pagato, non esisteva. Ah. Non sono stati, diciamo, verificati, quindi abitano lì, esistono, ci sono stati iscritti al ruolo, incassati in un anno e mezzo 9.000 euro. Quindi che cosa significa? Tutti i comuni, comunque il nostro sicuramente, avrà dei problemi di liquidità, perché per competenza quei soldi in bilancio sono stati utilizzati, ma di fatto non sono entrati. Certo. E sempre di più un comune, se non fa qualcosa per creare ricchezza nei confronti dei propri concittadini, avrà difficoltà, perché se poi il povero artigiano non ha lavoro, così come non può pagare i contributi all'operaio, non può pagare neppure i servizi minimi o pagare quelle parte di tassa che va al comune. Quindi i comuni oggi, gli assessori, il sindaco ha un ruolo determinante, è un imprenditore a tutti gli effetti, perché se non crea le condizioni affinché il proprio comune funzioni, affinché la gente che guadagna viene a vivere in quel comune perché trova quei servizi, quel tipo di richieste di cui ha bisogno una famiglia, perché altrimenti tutti vanno a vivere nelle grosse città, saranno deserti. Certo. E i comuni che alla fine non avranno i soldi per garantire i servizi minimi, perché chi li paga? Chi li paga se non c'è chi guadagna? Il concetto ormai è lineare, cioè, quindi l'amministrazione non è più come ieri, tanto comunque arrivano i soldi da Roma, no, i soldi arrivano la maggior parte arrivano dai propri concittadini, e quindi è bene che ogni cittadino, e mi rivolgo ai cittadini di Gran Michele, abbia la coscienza di interessarsi, la sensibilità di interessarsi all'opinione pubblica, della cosa pubblica, che è qualcosa che riguarda loro stessi, perché comunque pagheranno, e chi non paga di fatto va a riversare un costo maggiore su chi ha qualcosa alla collettività. Assolutamente sì. Tra l'altro devo dire che voglio suggerire, visto che parlavo di questo, a tutti i cittadini di collegarsi al sito del comune, perché collegandosi sul sito internet del comune, andando sull'albo pretorio, esistono poi le delibere, e ci sono tutte le pubblicazioni, tutte le delibere che fanno la giunta, le delibere consigliari, con gli interventi di ognuno, chiaramente certo. Gli interventi vengono presi il sunto di ognuno di noi, per cui ha modo di seguire da casa comodamente, ad esempio, quanto è la spesa della sagra che verrà fatta la prossima settimana, cioè 10.400 euro, piuttosto quanto è costato cambiare i pneumatici e presso dove si è fatto il cambio pneumatici dell'autobus per i bambini, per cui avendo coscienza di dire ma è costato un costo giusto, è stato poco, perché lì e non in quello, certo. Quindi non necessariamente andando al comune, andando a chiedere eccetera eccetera, nella sostanza interessarsi alla cosa si deve fare così, perché così si ha come dire maggiore attenzione da parte di chi amministra, consapevolezza di assolutamente sì, perché la gente così si sa che controlla, vede, guarda, critica, può dire la propria, e quindi non è l'amministratore più indirizzato a operare al meglio. Io mi auguro che, diciamo, poi alla fine dico la verità, gli assessori che hanno scelto l'Antonio sono tutti amici miei. Siamo poi un paio di io mi auguro col cuore che riescono ad accettare, in questo caso mi faccio un auspicio personale, le proposte che verranno fuori dalla commissione sviluppo di cui io ne faccio parte, e che le facciano proprio e le portano avanti. Infatti al giorno 29 abbiamo chiesto già subito un incontro con l'assessore, in questo caso l'assessore di sviluppo economico, ma io chiederò a Lidia Tornella, presidentessa, di convocare anche l'altro assessore al turismo, perché di fatto dal mio punto di vista non si può parlare di sviluppo economico e turismo da un'altra parte, certo, perché non è assolutamente questa cosa, non certo. È stata ben, secondo me, validata, perché di fatto sviluppo economico per tutti i nostri comuni è collegato comunque sempre anche al turismo. È fondamentale questo.
e quindi, ripeto, per me è un'ottima occasione per avere un modo dove, anziché proporre direttamente questa, le mie proposte, le mie idee, i miei canali che già sono attivi, tra l'altro, ripeto, l'aeroporto aspetta noi per discutere di cosa fare con Ryanair, eccetera. La Commerfidi è pronta con la convenzione, aspetta solo di sapere in che modi vogliamo portarla avanti, perché, ripeto, abbiamo a portare avanti delle cose. Io questa è la prima cosa che proporrò. Le dico sinceramente, certo, c'è la sua buona predisposizione, io, diciamo, a mettere a frutto, a mettere a disposizione della collettività la sua professionalità, la sua capacità. Sì, diciamo, perché altrimenti non avrei concluso. Io, come le dissi qualche mese fa, ancora in campagna elettorale, l'ultima cosa che vorrei è che non vincesse il mio sindaco, ma non solo perché ritengo, avendo scelto che fosse dal mio punto di vista meglio rispetto all'altra amministrazione che si proponeva, ma per non ritrovarmi io all'opposizione, perché essere un consigliere dell'opposizione che magari propone delle cose, solo il fatto che hai la visibilità tu non viene presa in considerazione è mortificante. Per chi lo fa, come ho già detto, gratuitamente, perché a prescindere che qualunque deciderà il consiglio di fare quello che vorrà, la delibera che presenterò prevederà nella delibera che io intendo rinunciare. No, destinando a un fondo che decideremo assieme gli altri il mio oggetto di presenza e quindi anche alle commissioni. La commissione mi dà questa grande opportunità di non far veicolare queste idee, queste mie proposte da me da solo, ma bensì tramite la commissione che è formata di fatto da tre consiglieri della maggioranza. Quindi ritengo che se viene votata di portare avanti una cosa in consiglio avrà un supporto anche da parte della maggioranza, ovviamente. Diciamo, questo, quindi questo per me è già un modo di lavorare diverso, perché ripeto, dedicare tempo per non concludere, francamente preferirei dimettermi. Sono d'accordo. Va bene, allora ci arriviamo alla conclusione. Ribadisco, allora, Rocco Zapparrata, consigliere comunale, vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico, della seconda Commissione Sviluppo Economico del Comune di Gran Michele, e già si è reso protagonista assieme agli altri consiglieri di una richiesta di discussione indirizzata al Presidente del Consiglio per devolvere il gettone di presenza e le indennità degli assessori, dei consiglieri, del sindaco, comunque in parte, in percentuale, ognuno si deciderà, comunque si affronti l'argomento, quello che pone Rocco Zapparrato, e si affronti l'argomento in un discorso di un contesto generale di economizzare la voce della politica, ecco, venendo incontro anche alle esigenze dei tanti che ovviamente possono guardare con sospetto chi fa politica. Invece in questo modo c'è la predisposizione a dire, vabbè, lui in prima persona lo può fare, dice io sono disposto a rinunciare in toto al gettone di presenza perché ne posso fare a meno. Altri però possono anche indicare una percentuale o comunque un periodo di lasso di tempo e compagnia. Però mi sembra, per il momento che si sta vivendo, un segnale da dare comunque alla collettività, e un plauso va fatto in questo senso. Ancora il consigliere Rocco Zapparrata, assieme ad altri, ha richiesto la discussione in consiglio comunale per discutere e inserire all'ordine del giorno la revoca della delibera numero 50 del 30 ottobre 2012 e la numero 68 del 31 dicembre 2012 riguardante l'abolizione dell'IRPEF, ne ha parlato prima, quindi la modifica al regolamento della TARSU e la riduzione della tariffa come dalla delibera numero 21 del 7 giugno 2012. Quindi la programmazione della gestione comunale del servizio idrico integrato e la proposta e programmazione di avvio dei cantieri di lavoro per i disoccupati, cosa che già proprio oggi il sindaco aveva parlato già. La signora Scire ha messo con i mezzi di comunicazione. Comunque vedo che c'è molta assonanza tra l'amministrazione apicale, che vuol dire il sindaco e il Presidente del Consiglio, perché lo hanno enunciato qua in questo salotto, e quello che sta intraprendendo anche il gruppo dei consiglieri comunali di opposizione, qui rappresentati da Rocco Zapparrata, vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico. Chiudiamo qua, tanto avremo occasione ancora di vederci. Con piacere. Questo scambio di vacanze se ne faccia, buona festa del piano pure a lei. Spero di esserci, non essere, io cerco di cogliere l'occasione in cui non c'è consiglio eccetera per fare i viaggi, perché il mio lavoro istituzionale, consigliere comunale,
deve essere presente alla festa del piano, non può non essere presente. Farò di tutto. La salsiccia dovrà assaggiare pure lei. Quello, siamo il numero uno nella, nel caratino. Sta scherzando. Grazie al dottor Rocco Zapparrata e buon lavoro. Ci vediamo. Grazie a lei. Chiudiamo questa trasmissione, vi ringrazio la cortese attenzione, buon proseguimento e alla prossima. Buona serata.